Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web non solo di oggi mercoledì 6 aprile. Ieri pomeriggio si è tenuto un sopralluogo informale all'ex monastero di Santa Caterina, organizzato dal presidente della quarta commissione consiliare, Claudio Bullo, a cui sono intervenuti quasi al completo giunta e consiglieri comunali. La struttura, dismessa nel 2006, dopo 16 anni di abbandono, si potrebbe dire irrecuperabile, soggetta a vincoli, nel loro rispetto un recupero diventa improponibile anche in quanto è soggetta ad innumerevoli abusi edilizi effettuati negli anni. Infatti, nel tempo ci sono state sopraelevazioni, innalzamento di muri, tombamenti di finestre, innumerevoli interventi fatti in autonomia. La struttura non sembra poter essere recuperata se non con un intervento pensato e costruito apposta, in sinergia con la sovrintendenza, la quale dovrebbe riservare all'operazione un'autonomia maggiore. Il complesso è di 5.500 metri quadrati, tutti da ristrutturare da cima a fondo, mura, soffitti, infissi, impianti, tetti. Probabilmente se diventa possibile un intervento a largo respiro si potrà trovare un accordo con qualche ente lungimirante che desideri farsi partecipe all'operazione, ma se le regole imposte dalla sovrintendenza dovessero essere inamovibili, probabilmente la struttura andrà persa totalmente. Con condizioni di recupero troppo rigide, probabilmente nessuno si farà carico del suo acquisto e della sua ristrutturazione e il complesso soccomberà al tempo, come sta già accadendo. E questo è il nostro staff di Pasta Mia. Benvenuti a Pasta Mia, grazie, venite che vi aspettiamo. In tantissimi vi aspettiamo. I ragazzi della scuola Pascoli e della scuola Maderna per il progetto Marles ieri hanno ripulito un tratto di battigia. Le attività sono proposte da ARPAV e sono realizzate grazie alla collaborazione degli educatori ambientali della società Acqua di Taglio di Po. Si tratta di un progetto Interreg Italia-Croazia finalizzato alla conoscenza, valorizzazione e alla tutela dell'ecosistema mare del bacino mediterraneo e in particolare alla sensibilizzazione sul problema dell'abbandono dei rifiuti che si accumulano nell'ambiente. L'iniziativa ha per obiettivo far comprendere gli effetti dannosi dei rifiuti e della plastica sui diversi ecosistemi, anche in riferimento all'obiettivo 14 dell'Agenda 2030 dell'ONU, conservare e utilizzare in modo durevole oceani, mari e risorse marine, e di promuovere comportamenti responsabili nei confronti degli habitat terrestri e marini per preservarne la biodiversità. Gli studenti inoltre hanno partecipato a laboratori, momenti di confronto con rappresentanti delle istituzioni e attività di pulizia delle spiagge. Infatti, prima della pulizia si sono tenuti con i ragazzi degli incontri didattici. L'uscita rappresenta il terzo di quattro incontri e adesso rappresenta anche l'assessore all'ambiente Tiazzo Massimiliano Cainazzo. Favorevole il parere del direttore di SST, azienda che gestisce i parcheggi in città, sul nuovo parcheggio appunto Park Unione. Non c'è chi si lamenta dell'aumento dei prezzi, seppur non ci sia la riserva di posto nella struttura. Aumento rispetto al parcheggio a raso precedente, lo stesso però è dovuto all'aumento dei costi di gestione e di avviamento
del parcheggio Parco Unione, che di fatto sono di notevoli importi. Pur non custodito, è dotato infatti di telecamere e di barriere per l'ingresso e per l'uscita. Il Parco Unione è un parcheggio importante e utile, può essere anche sopraelevato di un piano nel caso in cui la Giunta dovesse essere favorevole al suo innalzamento. Lo si è potuto costruire grazie ai patti territoriali Chioggia Cavarza Recona e vi possono accedere un'ottantina di auto in più rispetto al Parca Raso che c'era precedentemente nella stessa area. In questa prima settimana si controllerà il funzionamento corretto della domotica e della cartellonistica. La cartina torna sole sul suo funzionamento, sarà il giorno del mercato, giovedì mattina e il fine settimana. Dal 1 aprile al 10 maggio torna a Venezia, Homo Faber in città, una seconda edizione del ciclo di incontri dedicati ai mestieri d'arte contemporanei. Si esplorerà l'artigianato d'eccellenza che si nasconde nei negozi della città, un'occasione per sostenere gli artigiani di talento con le loro storie uniche e le influenze territoriali, che per forza di cose influiscono la loro arte. Si tratta di Cadidio 2.0, un ciclo di incontri che dichiarano la volontà dell'Hotel Cadidio di fondersi con la città e di dare la possibilità ai visitatori di conoscere la Venessenzia, la vocazione all'accoglienza e lo scambio tra l'albergo Cadidio e la città di Venezia. I protagonisti saranno infatti la storia dell'hotel, il suo modus operandi e la sua vita all'interno, la cucina del Respectus e la forte attenzione alla sostenibilità. All'interno dell'albergo ogni elemento decorativo, architettonico, di illuminazione è frutto delle sapienti mani di abili artigiani locali che uniscono alla passione per il proprio lavoro i segreti e le tecniche della tradizione veneta. A partire dal 12 aprile una serie di conferenze vedranno in alcune date la partecipazione di IPAV, istituzioni pubbliche di assistenza veneziane, e la Fondazione Venezia, che metteranno a disposizione documenti storici dei propri archivi. L'incontro con la vetreria LP Glass Murano di Lorenzo Panisson, che racconterà il progetto del grande lampadario della lobby, delle applique e delle piantane realizzate a bocca, e la conferenza dedicata a Rubelli Group, storica azienda veneziana, che presenterà il progetto tessile realizzato in esclusiva per Cadidio. Prima coppia di gemelli nata all'ospedale civile di Chioggia dall'inizio dell'anno 2022. Si tratta di due maschietti a cui sono stati dati i nomi di Elia e Alan, figli di Alex, che di professione fa il pescatore, e di Cristina, la quale nella vita sembra giocattoli per bambini. Elia è nato 3,1 kg, lungo 47 cm. Alan, lungo 47 cm anche lui, ma pesa qualcosina meno, 2,77 kg. Sono nati a un minuto di distanza l'uno dall'altro, alle 8.32 Elia e a ruota, alle 8.33 Alan. Tanti auguri quindi alla mamma e al papà e ai due piccoli, dallo staff di Chioggia Azzurra. A Riccione, per tre giorni, a partire di ieri 5 aprile, si tiene il G20 Spiagge. Si tratta delle località turistiche che vedono più di 1 milione di presenze annue. Ieri si sono tenuti interventi molto importanti, tra cui l'architetto Stefano Boeri, che ha ridisegnato l'arenile e il lungomare di Riccione, oltre a intervenire su in altre località in Campania e in Sardegna.
Il nuovo indirizzo sembra essere un'attenzione diversa all'ambiente e la progettazione degli ambienti turistici territoriali in base a questa. Nel pomeriggio sono intervenuti gli 8 rappresentanti delle sigle sindacali, hanno riconosciuto che si deve intervenire sulle leggi del demanio in modo che la direttiva Bolkestein possa essere rispettata nel modo corretto. La stessa non dovrebbe affermare che si devono sostituire i concessionari di ieri con altri, ma dovrebbe significare, dovrebbe affermare di dover tener conto degli investimenti fatti dagli stessi. Si spera quindi in un'azione di governo. All'Auditorium San Nicolò, martedì 12 aprile, a partire dalle 20.30, si terrà lo spettacolo Oikos, l'uomo e la natura, tra Omero e il futuro prossimo, con introduzione di Marco Riccobon, Martina Casson, Gaia Vianello del Liceo Classico Veronese di Chioggia. Si tratta di una rassegna, Oikos Poeti per il Futuro, che vede letture e musiche degli studenti del Liceo Classico Veronese, appunto. Tre gli interventi. Luca Ruggeri, della Scuola Normale Superiore di Pisa, con Niente di più divino, I delfini della Iulica di Appiano. Carlotta Mazzoldi, dell'Università di Padova, Tra la laguna e il mare, notizie dell'astrazione idrobiologica. E l'ultimo, Andrea Longega, poeta di Venezia, con Atene, venendo zoo dall'Icabetto. Domenica 10 aprile saranno numerose nel territorio della città metropolitana di Venezia le operazioni di pulizia. Tra le tante, a Chioggia Soarma, in collaborazione col progetto Laguna Pulita e l'associazione Albergatori ASA, organizza una raccolta di plastica in spiaggia. Il raduno sarà alle ore 8 presso il bagno internazionale, con raccolta a partire dalle 8:30 alle 12:15. Alle 13 ci sarà un ristoro offerto da Bagno Internazionale e dagli altri sponsor dell'iniziativa. Invece a Spinea l'iniziativa sarà Puliamo il Mondo, promossa da Lega Ambiente in collaborazione con molte associazioni del territorio. A Spinea l'appuntamento sarà alle ore 9 davanti alla stazione ferroviaria. Ricordiamo, al Museo Civico della Laguna Sud San Francesco Fuori le Mura continua la mostra dedicata alle opere di Salvador Dalì. La mostra dal titolo Salvador Dalì tra psicanalisi e surrealismo sarà aperta fino al 31 luglio. Per gli orari consultate il sito del Museo Civico del Comune di Chioggia. Sempre al museo continua anche l'esposizione dei fratelli ballerini Aldo e Dino, i grandi giocatori del Torino deceduti nell'incidente aereo di Superga. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 6 aprile, è la farmacia Star Pharma, io vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!